Zoe Sorge è stata punita per aver infranto le regole del programma. Ecco che cosa è successo all'Isola dei Famosi. Isola dei Famosi, Zoe Sorge viene punita. Punto. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 18 marzo, Zoe Sorge non ha rispettato le regole del programma. Durante la prova ricompensa i naufraghi avevano 2 minuti e mezzo di tempo per mangiare, a turno, delle linguine con il pesto. Durante questo tempo Alvin ha dovuto faticare molto per gestire i naufraghi e far rispettare loro le regole. Poi, allo scadere del tempo, Soeil è corsa di nuovo nel piatto e si è presa altra pasta da mangiare prendendo in giro Alvin. La produzione, a quel punto, ha deciso di prendere provvedimenti. Isola dei Famosi, la punizione per Soeil. Nonostante Soeil abbia vinto la prova del fuoco contro Aaron diventando così leader, la produzione ha deciso di punirla per aver infranto il regolamento e aver avuto quel comportamento alla fine della prova ricompensa. Infatti, la naufraga non avrà la sua razione di riso e nemmeno le pastine a colazione. Soeil, quindi, deciso di dare il suo cibo a Riccardo Fogli e Sara Altobello. Isola dei Famosi, riassunto dell'ultima puntata. Punto. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Paolo Brosio è stato eliminato. Il giornalista ha poi deciso di rimanere sull'isola che non c'è ma il pubblico l'ha eliminato di nuovo. I naufraghi hanno vinto la prova ricompensa, Stefano Bettarini ha potuto abbracciare la sua compagna Nicoletta Larini. Tuttavia, in palapa ci sono stati degli scontri molto accesi tra Soeil e Marina, tra Paolo e Luca e tra Riccardo e Marina. Soeil ha vinto la prova del fuoco contro Aaron ed è diventata, ancora una volta, leader della settimana. In nomination ci sono Luca Vismara e Marina La Rosa. Che cosa succederà nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi?